Giovanni XXIII è un po' la figura del prete di campagna, del prete che ama a ognuno dei fedeli, che sa curare i fedeli. E questo l'ha fatto di vescovo, come nunzio, ma tante testimonianze di battesimo false ha fatto in Turchia in favore degli ebrei, ma era un coraggioso, ma un prete di campagna, buono, con un senso dell'umorismo tanto grande, e una grande santità. Quando era nunzio, alcuni non lo volevano tanto bene in Vaticano, e quando arrivava per portare cose o chiedere a certi uffici, lo facevano aspettare. Mai si è lamentato. Pregava il rosario, leggeva il breviario, mai. Un mite, un umile, anche uno che si preoccupava per i poveri. Quando Cardinal Casaroli è tornato di una missione, credo che in Ungheria o nella che era la Cecoslovacchia di quel tempo, non ricordo quale due, è andato da lui a spiegargli com'è stata la missione, in quella epoca della diplomazia dei piccoli passi, no? E hanno avuto l'udienza, 20 giorni dopo moriva Giovanni XXIII, e quando Casaroli se ne andava lo fermò: "Ah, eminenza, no, non è eminenza, eccellenza, una domanda. Lei continua ad andare da quei giovani?" Perché Casaroli andava al carcere minorile di Casal del Marmo e giocava con loro. E Casaroli ha detto: sì, non li abbandoni mai." Questo a un diplomatico che arrivava di fare una gita, una gita, no, un percorso di diplomazia, di un viaggio così tanto impegnativo, Giovanni XXIII ha detto: "Non abbandoni mai ai ragazzi." Ma è un grande, è un grande. Poi quello del Concilio è un uomo docile alla voce di Dio, perché quello le è venuto, è lo Spirito Santo, ma le è venuto e lui è stato docile. Pio XII pensava a farlo, ma le circostanze non erano mature per farlo. Credo che questo non ha pensato alle circostanze, lui ha sentito quello e lo ha fatto. Un uomo che si lasciava guidare dal Signore.